Speciale TG Sanità, giornata nazionale del personale sanitario. Si è aperta con le note dell'inno nazionale cantato dalla soprano Maria Carfora nella sede della Francia a Roma la cerimonia ufficiale per la celebrazione della seconda edizione della giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Una cerimonia carica di emozione e di intensa partecipazione, alla quale hanno voluto portare la loro testimonianza autorità religiose, civili e militari. Dal Ministro della Salute Roberto Speranza alla Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato Anna Maria Parente, dalla Presidente di Emergency Rossella Miccio a Monsignor Vincenzo Paglia, al regista Ferzan Özpetek, ideatore della celebrazione. Tutti hanno voluto, con la loro presenza, esprimere riconoscenza e gratitudine ai medici e a tutti gli operatori della sanità per il loro impegno professionale, ma anche per lo spirito di solidarietà umana e civile nell'alleviare le sofferenze di chi ha bisogno di cure e di aiuto fisico e morale. In questo senso si sono espressi nei loro messaggi anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, e il Presidente della SIAE, il compositore Mogol. A loro e ai tanti ospiti presenti ha portato il saluto dei medici e degli odontoiatri italiani il presidente della Fronceo Filippo Anelli, che ha ricordato il sacrificio di tanti colleghi che hanno sacrificato la loro vita per restare fedeli ai principi etici della professione. Signor Ministro, le porgo il benvenuto nella nostra sede, la casa di tutti i medici e odontoiatri, e insieme al Presidente nazionale degli odontoiatri, Raffaele Iandolo, le esprimo i sentimenti di stima e gratitudine a nome di tutti i medici e gli odontoiatri italiani per la sua presenza oggi qui, in occasione di questa solennità civile dedicata a tutto il personale sanitario e sociosanitario. Un cordiale benvenuto porgo a Monsignor Vincenzo Paglia, alla Presidente Senatrice Parente, alla Presidente di Emergency, Rossella Miccio, e a tutte le autorità che ci onorano con la loro presenza. Un saluto e ringraziamento al Presidente Rapetti Mogol, al Maestro Özpetek, quali promotori della legge che ha istituito questa giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario. Oggi celebriamo la seconda edizione della giornata in questo stesso luogo, dove lo scorso anno abbiamo, insieme a lei e alle più alte autorità dello Stato, onorato il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio dei medici e degli operatori sanitari, socioassistenziali del volontariato nel corso della pandemia da coronavirus. Lo testimonia la targa che qui affissa quale memoria di questo straordinario momento della nostra storia e che ricorda il sacrificio di ben 370 medici deceduti nel corso di questa terribile pandemia. Un ringraziamento particolarmente sentito Anelli ha poi rivolto a Papa Francesco e al Presidente Mattarella per la considerazione e la vicinanza più volte dimostrata nei confronti dei medici italiani. Vorrei esprimere i nostri sentimenti di gratitudine a Papa Francesco e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver indicato più volte e con varie espressioni i medici e gli operatori sanitari quali esempi di professionisti capaci di coniugare dedizione e competenze per il rispetto della dignità di ogni persona. Quella dignità che si può garantire solo attraverso la tutela dei diritti umani, come pietra angolare del nostro impegno, dell'impegno di noi tutti e di ognuno di noi. Parole di apprezzamento anche per gli impegni assunti dal governo per colmare le disuguaglianze nei servizi di assistenza sanitaria ancora presenti tra le diverse aree del paese.
Gratitudine tengo ad esprimere al Ministro della Salute per l'impegno posto nel reperimento di consistenti risorse destinate al sud del nostro Paese, risorse dedicate al contrasto delle disuguaglianze, della povertà sanitaria, soprattutto per le fasce di popolazioni più vulnerabili, un intento ben espresso da Gino Strada. Diceva: se siamo membri di una comunità, il diritto di essere curati è un diritto universale che ci appartiene come bene comune ed è conveniente per la società stessa che venga tutelato. Ed è stato poi proprio il ministro Roberto Speranza a ricordare gli obiettivi raggiunti con le ultime misure adottate dal governo. Abbiamo somministrato in 13 mesi e mezzo, caro Filippo, 133 milioni di dosi. Questo lo può fare solo un grande paese, questo lo può fare solo un grande servizio sanitario nazionale, fatto appunto di donne e uomini come voi che ogni giorno siete impegnati sui vostri territori. Qual è il messaggio di fondo che vorrei dare oggi? Che dobbiamo trarre fino in fondo lezione da questa prova così difficile e capire che davvero il Servizio Sanitario Nazionale è la pietra più preziosa che abbiamo. Dobbiamo chiudere la stagione dei tagli e aprire, come stiamo facendo, una nuova grande stagione di investimenti. E come sapete bene, perché voi lo sapete bene, non sono parole, sono fatti concreti. Quando sono diventato ministro, nel Fondo Sanitario Nazionale c'erano 114 miliardi e si metteva più o meno un miliardo in più all'anno. Oggi con l'ultima legge di bilancio siamo a 124 miliardi, ma in un tempo così breve erano state messe tante risorse. Perché c'è una nuova consapevolezza che su tutto si può tagliare, ma non sulla salute, e che i soldi che si mettono sulla salute non sono semplice spesa pubblica, ma sono il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. E poi ancora il PNRR, 20 miliardi in un colpo solo a disposizione per provare a rafforzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. E ultimo tassello di questo schema di investimenti, voglio ricordarlo, lo faceva anche il Presidente Anelli, è che per la prima volta nella lunga storia della italiana programmazione dei fondi europei ci sarà un PON dedicato alla salute. Il PON è in qualche modo lo strumento finanziario che viene usato con soldi e fondi europei per lo sviluppo delle aree più deboli, per colmare i divari tra le aree più deboli e quelle più forti del nostro Paese. Non era mai stato approvato prima un PON salute. Per la prima volta, devo dire anche grazie all'impegno del ministro Carfagna, che ringrazio per quello che ha fatto, ci sarà un PON salute, perché le distanze, le diseguaglianze sono sempre sbagliate. Io penso che siano inaccettabili quando si consumano sul terreno del diritto alla salute. Scelte quelle del governo condivise e confermate dalla Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Anna Maria Parente, che ha assicurato il pieno sostegno del Parlamento a favore della professione medica. Abbiamo delle risorse per mettere a posto il sistema sanitario, il governo, il Parlamento sono fortemente impegnati su questo. Dobbiamo essere vicini tutti quanti insieme, ordini, sindacati, istituzioni, perché non ci siano carenze di organico nelle strutture e le persone, i medici, i professionisti non siano costretti a fare turni massacranti. Dobbiamo forse ridurre anche le regole burocratiche, soprattutto per i medici di base, che dobbiamo semplificare la burocrazia per aiutarli, probabilmente prenderci cura di un sistema di formazione, come sta facendo, come stiamo cercando di fare, di formazione dei professionisti, sia dall'università sia nella formazione permanente, per sostenere sempre continuamente i medici nella loro professione, sostenere i ricercatori, abbiamo capito quanto è importante la scienza, la ricerca. E il lavoro che ha fatto Gino Strada, sono molto felice di aver conosciuto la Presidente qui. E se c'è una lezione che abbiamo imparato dalla pandemia è quella della sanità globale. E parole di apprezzamento per l'impegno dei medici nel corso della pandemia sono venute anche da Monsignor Paglia, che ha invitato tutti a non dimenticare e a fare tesoro dell'esperienza vissuta.
non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo vissuto, a partire da coloro che hanno dato la vita per salvare tanti. Il sistema sanitario italiano, lo diceva anche il ministro Speranza, è tra i migliori del mondo e dobbiamo esserne orgogliosi. E chi come me ha potuto visitare molti paesi del mondo sa quanto questo privilegio dell'Italia sia preziosissimo, il che non vuol dire ovviamente cullarsi sugli allori, tutt'altro. Noi credo, e questa giornata, ringraziamo l'Ordine dei Medici per averla promossa, continuata, io mi auguro che continui ancora, perché la lezione che abbiamo appreso, che dobbiamo apprendere dalla pandemia, è decisiva per il futuro. La prima grande lezione è stata quella di scoprirci tutti fragili, tutti, persone e istituzioni, scienza compresa. L'unica via per poterne uscire è quella di rendersi tutti solidali con i fragili. Quindi il ricordo di Gino Strada, figura di riferimento esemplare per la dedizione e la generosità nel suo impegno a fianco dei più deboli. Un chirurgo di guerra milanese, il dottor Gino Strada, è stato incaricato dal governo ruandese di rimettere in funzione il reparto. Una mobilitazione. Dopo l'appello di emergency per l'abolizione delle mine antiuomo, che sono state recapitate al Quirinale, 1.000.000. Gli Stati Uniti dichiarano guerra all'Afghanistan. Chiamo subito l'ambasciata americana, che informino che quella bandiera bianca illuminata che si vede nel centro di Kabul è l'ospedale di emergency. 7 camion arrivati adesso qui in Panjshir, equipaggiamento medico, strumenti chirurgici. Bellissimo, bellissimo che siamo qua. Pioggia di fuoco sopra una postazione antimissile irachena. Centro di cardiochirurgia gratuito di tutto il continente. Una missione, quella di Emergency, che continua con la determinazione e la volontà di sempre, anche dopo la scomparsa del fondatore, come ha spiegato la presidente Rossella Miccio. Ormai Gino è andato via 6 mesi fa, ci manca tutti i giorni, ma ci ha lasciato davvero un messaggio e un'eredità importante, forte, che dobbiamo portare avanti, e siamo molto contenti che tra i compagni di viaggio, di questo viaggio di costruzione di diritti, ci sia anche la Federazione degli Ordini Nazionali dei Medici da questo momento in poi. Forse, questi ultimi 2 anni, se dobbiamo trovare, qualcosa di positivo, ci hanno ricordato in maniera tragica, drammatica, quanto importante sia il diritto alla salute, alle cure, quanto quel bellissimo articolo 32 della nostra Costituzione debba essere un patrimonio nostro, ma anche di tutto il mondo. L'articolo 32 riconosce il diritto alla salute e alle cure come diritto dell'individuo, quindi non solo del cittadino italiano, ma di chiunque si trovi in uno stato di bisogno, e interesse della collettività. E credo che questa unione tra il singolo e la comunità e la collettività sia davvero il punto da cui dobbiamo ripartire in Italia e in giro per il mondo. Quindi la consegna di una targa dedicata a Gino Strada e la voce di Pino Insegno, con la lettura di brani dedicati alla figura e alla straordinaria testimonianza umana e civile di questo medico che ha dedicato la sua vita alla cura e all'assistenza di chiunque si trovasse in condizioni di difficoltà. Una lettura tratta da Una società più giusta, una società più sana. Dialogo tra Gino Strada e Marco da Milano, direttore dell'Espresso, nell'ambito dell'evento di Emergency, idee che fanno bene del 2020. La pandemia ha messo in evidenza l'estrema fragilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo, non solo quello italiano. Abbiamo visto che non sono pronti e orientati a prevedere tutto quello che comporta un'emergenza sanitaria per la salute complessiva dei cittadini. Le tragedie di questi mesi sono difficili da digerire,
Penso per esempio a tutte le persone rimaste a casa e morte nel loro letto senza essere state visitate da un medico. Questo è successo perché le strutture di sanità territoriale e di base sono state progressivamente indebolite e in qualche caso smantellate. La sanità sta andando sempre più verso un sistema privato e questo significa la negazione del concetto stesso di sanità. I bisogni dell'individuo sono stati filtrati dalle leggi del mercato e così si sono oscurati anche i bisogni della collettività, perché il rapporto con il paziente è stato sostituito dal rapporto con il cliente. Siamo diventati dei consumatori di beni disponibili in una specie di supermercato ideale dove si vendono farmaci e prestazioni, permettendo a ciascuno livelli diversi di cura. Questa situazione va superata, restituendo la cultura e l'universalità della sanità. Se siamo membri di una comunità, il diritto ad essere curati è un diritto universale che ci appartiene. A concludere l'intensa giornata, un omaggio musicale con brani eseguiti dalla soprano Maria Carfora e da un tenore d'eccezione, Andrea Senna, presidente della Commissione Albo Odontoiatri e vicepresidente dell'Ordine di Milano.